tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Emons, tanti auguri a te. Dal teatro Fonderia Limone di Torino, Emons, come si dice a Napoli e non a Torino, ci andiamo con buona salute. Sono qui a registrare un nuovo audiolibro della Emons, no, non è vero, tanti auguri. E auguro alla Emons non altri 10 anni ma altri 100, io non ci sarò, e quali libri si leggeranno? Boh. Tanti auguri per il 10° compleanno alla Emons Edizioni. Allora, io sto andando in aeroporto, ma faccio tanti auguri a tutta la Emons Audiolibri, a tutti, proprio tutti. Ah, quello là, quell'altra, quello lì, quello straniero, e a Flaviuccia, e a Flaviuccia, Flaviuccia, chi c'è? Davide, Joyce, e Marli, Franco, Cesco, ho problemi di audio, e soprattutto un grandissimo saluto al revisore, che non ho mai visto, o se no ci siamo visti. E vabbè, ha fatto una pessima figura, era meglio se ero lì presente, e sono stato felice di leggere per voi tutte quelle migliaia e migliaia di parole. E mi avete pagato quello che dovevate? Boh, non mi ricordo, comunque vi voglio bene. Cari amici di Emons, ci avete raccontato tante storie in questi 10 anni che sono volati, quindi speriamo che ce ne possiate raccontare molte, 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 ma molte ancora di più. Auguri Emons! Ciao! Emons, 10 anni, ma non li dimostri, sei un ragazzino, beh 10 anni effettivamente, ma sembra ieri che avevi 9 anni, insomma che l'anno scorso avevi 9 anni. Io con voi ho letto Serra, ho letto Rodari, tante cose faremo in futuro, insomma 10 anni sono solo l'inizio. Sei un ragazzino, non sei ancora maggiorenne, ti voglio bene, faremo tante cose insieme. Ciao Emons, auguri. Cara Emons, tanti auguri per questi primi 10 meritatissimi anni di vita e per tutti quelli che verranno. Buon compleanno, ciao. Tantissimi auguri agli amici della Emons che stanno facendo un lavoro meraviglioso e con una passione rara, e quindi buon 10° anniversario. Tanti auguri Emons, tanti auguri Silvia, Flavia, Francesca, tutti gli altri che non ricordo ma che conosco e che saluto e ai quali faccio tanti auguri, ancora così, continuate così, continuiamo così, ciao. Un bacio fortissimo agli amiche e agli amici della Emons per il loro meraviglioso 10° compleanno. Voi sapete quanto siete importanti per noi autori, siete quelli che ci fanno conoscere la voce delle nostre parole. Quindi grazie, un abbraccio fortissimo. Mi vanto di essere stato uno dei primissimi a fare un audiolibro con Emons, e quindi credo di avere veramente particolare titolo per fare gli auguri a Emons, a tutti quelli che ci lavorano, a tutti quanti amici, gli auguri per il loro compleanno e naturalmente gli auguri per tanti altri audiolibri, magari anche miei. Ciao! Auguri Emons, 10 anni dalla vostra nascita, siete piccoli ma siete grandissimi, auguri per altri almeno 10 anni di libri, 10 anni di letture, 10 anni di attori, dove le loro voci ritorneranno, magari un po' più vecchie, magari un po' più roche. Un grande augurio da un moicano a dei moicani della cultura. Grande Emons, altri 100 di questi 10 anni. Tanti auguri Emons, tanti di questi giorni. Un bacio a tutti, ciao! Cari amici dell'Emons, buon 10° anniversario e l'augurio di letture sempre più incredibili. Volevo fare gli auguri per il decennale a Emons Audiolibri, augurandogli decine e decine e decine di altri audiolibri, sempre di più. Grazie. Voglio fare gli auguri a Emons Audiolibri, con la quale casa editrice ho già avuto a che fare parecchie volte, tant'è che questi sono
questo full di libri, appunto sono 5, adesso se ne aggiungerà un sesto, quindi siamo a una media inferiore a uno ogni 2 anni. Lunga vita quindi a voi e all'audiolibro e alle prossime nostre collaborazioni. Emons Audiolibri, hai 10 anni. Beh, sei praticamente una quasi una signorina, cioè io ti immagino come una ragazzina di 10 anni, quindi insomma dopo questa fase di costruttivo gioco dei primi 10 anni di vita ci avviamo alla fase dello sviluppo e quindi vi sosterremo tutti insieme per continuare, per rivederci, fare gli auguri dei prossimi 10 anni. Un bacio. Un saluto da Flavio a Flavia, Flavia la regina della Emons che festeggia i suoi 10 anni, non Flavia, Flavia ce n'ha 9, la Emons fa 10 anni e quindi tanti auguri, cara Emons, caro Emons, cara, no, audiolibri della Emons, della casa Emons, che poi l'accento dove va? Emons, 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 facciamo gli auguri alla Emons, agli audiolibri della Emons, ad altri 10, 100.000, 10.000, 100.000, 1 miliardo di 10 anni ogni volta. Che quindi moltiplicati tra di loro fa una serie infinita di audiolibri da ascoltare. I libri vanno letti, ma vanno anche ascoltati gli audiolibri. Emons, auguri. Ciao Flavia, lo so, ho parlato troppo. Ciao, auguri, auguri. Ciao, però non ho strillato. Sono Claudia De Lillo, o Elasti, e volevo fare un sacco di auguri a Emons per i suoi 10 anni e per i prossimi 20, 30, 100.000. Io sono una grandissima fan di Emons perché in quanto audiolettrice accanita mi ha cambiato la vita. Grazie e moltissimi auguri. Ciao! Elogio di Eustachio e anche di tutti voi. Tra le molte cose belle, il Dio ci ha dato gli orecchi. A tutti, giovani e vecchi, per ascoltare le novelle. Gli orecchi, due sentinelle attente, sveglie e diritte, simmetricamente infitte al posto giusto, perfette, perché ritornino dette le storie che sono scritte. A voi sia dunque la palma per l'arte di celebrare la facoltà di narrare e di ascoltare con calma. L'ascolto siede vicino all'equilibrio divino, laddove sempre rimbomba Eustachio con la sua tromba la gloria dell'otorino. Auguri a tutti. Auguri cari Emons e grazie per tutto quello che ci avete regalato in questi anni. 1000 di questi audiolibri, 1000 di questi libri e avanti tutta. Tanti auguri a Emons, sono 10 anni di romanzi, di parole scritte e soprattutto lette ad alta voce. Tantissimi auguri Emons, veramente, ma non tanto Emons come società, ma tutte le persone che fanno parte di questo bellissimo gruppo, una bellissima famiglia. Mi ricordo ancora quando è arrivata la proposta, sono stato veramente contento, emozionato e sono venuto in Via Lezza a conoscervi e a stringervi la mano. Auguri, auguri e poi soprattutto, visto che è Natale, gli auguri fatti a Emons da un pino a Natale valgono qualcosina di più, no? Ciao! Sono in viaggio in treno e mi sembra il luogo più giusto per fare alla carissima Emons i miei migliori auguri per i suoi primi 10 anni di vita. Buon compleanno e buon viaggio! Sono partito che eravate in fascia, adesso avete compiuto 10 anni, se non sbaglio. Auguri Emons!